Ciao a tutti e ben ritrovati all'interno della mia cucina e del mio canale. Io sono Valeria, la celiaca dell'Etna, e anche oggi ho realizzato per voi qualcosa di davvero golosissimo. Ma prima di svelare la ricetta di oggi, vi ricordo di andarvi a iscrivere all'interno del mio canale YouTube, all'interno del mio sito, e di attivare la notifica, la campanella, così rimarrete sempre aggiornati e non perderete nessuna delle mie ricette, ovviamente sempre senza glutine. Eccovi! La tanto attesa ricetta di oggi, ve la presento subito, anzi ve le presento. Eccole qua, sono delle magnifiche crostatine gessi neri, sempre in versione senza glutine. Se siete curiosi di scoprire come realizzarle, andiamo a guardare cosa ci occorre per prepararle. Per realizzare le nostre crostatine partiamo con il preparare la nostra frolla senza glutine. E allora andiamo noi a sbattere due uova con 120 g di zucchero, quello semolato bianco ovviamente, e 80 g di olio di semi, in questo caso è olio di semi di girasole. Andiamo a sbattere bene, anzi prima andiamo a mettere una bustina di vanillina. Andiamo a sbattere per bene. Adesso incominciamo ad aggiungere la farina, in questo caso è farina mix per frolla 300 grammi. Adesso noi passiamo, quindi lasciamo la nostra frusta manuale e passiamo a realizzare il nostro panetto di frolla. Andiamo ad aggiungere tutta la farina e andiamo a creare il panetto. Se dovesse risultare, ovviamente il panetto, la frolla dovesse risultare un po' appiccicosa, andate ad aggiungere 1 o 2 cucchiai di farina, perché questo dipende dalla grandezza delle vostre uova. Realizzato il panetto di frolla, vedete quanto è bello elastico e lavorabile. Lo potete, adesso noi l'andremo a lavorare subito perché vi ricordo che abbiamo utilizzato l'olio al posto del burro e quindi non necessita di riposo in frigo. Andiamo a prendere il nostro piano di lavoro. Andiamo a mettere un po' di farina di riso e via a stendere la nostra frolla. Vedete quanto è bella elastica, lavorabilissima. Una volta create le vostre crostatine, prima di andarle a inserire all'interno dello stampo, dobbiamo spennellare le nostre formine con dell'olio, sempre olio di semi, il fondo e i bordi dello stampino. Adesso che le abbiamo spennellate con l'olio, le andiamo a inserire dentro. E
le mettiamo tutte dentro. Andiamo a sistemare per bene, sì, una dopo l'altra. E le andiamo a sistemare tutte per bene. Adesso andiamo a bucherellare il fondo con i rembi di una forchetta. E adesso noi li andiamo a farcire con una magnifica confettura di gelsi neri. Questa crostatina, queste sono delle crostatine che sprigionano tutta la sicilianità. Portano proprio, hanno in sé il profumo, i colori della Sicilia, il giallo, i gelsi neri. E li andate a riempire per bene. Una volta farcite le crostatine, dobbiamo andare a creare la decorazione. Qua, liberi di decorare le vostre crostatine come più vi piace, io farò le classiche striscioline con della pasta che mi è avanzata. Faccio vedere una. Ed ecco qui la nostra bellissima crostatina. Ovviamente procedete così con tutte le vostre crostatine. La faccio vedere più da vicino. Una volta realizzate per bene tutte le vostre crostatine, adesso potete infornarle in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi. Per 25-30 minuti, regolatevi sempre in base al vostro forno. Voilà, le crostatine e gelsi neri senza glutine sono pronte per essere gustate. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna. E mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Buon appetito!